La bandiera dell'Albania è molto fica, una sorta di Friuli malvagio. Non c'è da stupirsi che gli albanesi la amino e che la mettano dappertutto. A Tirana hanno speso tutto per le luci dei semafori, così sono stati costretti a usare i poliziotti come segnali stradali. Nei locali qui ci si diverte sodo. Questa è la tipica pizza albanese, c'è il gusto pollo con salsa barbecue oppure la mia preferita, cheeseburger, con l'insalata del Big Mac. L'acqua del rubinetto qui non è molto potabile, guardatela, guardate quanto è infida, anche se non la bevete, lei trova il modo di entrare dentro di voi. A fine viaggio sono stato male. Questo è un normalissimo balcone albanese, con le piante, uno stendino e una cucina. Dentro il forno si usa a tenere dei peperoni. Questa è una verdura molto strana, sembra l'incrocio tra una tegolina e un peperoncino, l'ho chiamata tegolcino. Questo è quello che succede quando ordini un macchiato freddo a Tirana. Questo ghiaccio sarà mica fatto con l'acqua del rubinetto. Quando per noleggiare una macchina ti dissanguano. Gli edifici a Tirana sono simili a quelli diroccati in Italia, ma non sono diroccati. È molto strano vederli nuovi di zecca. Per le strade dell'Albania si possono trovare tre cose principali: miele di tutti i colori, gente che brustolisce pannocchie e tante, tante, tante angurie. Ogni negozio qui scoppia di angurie e c'è del miele. E la gente che brustolisce pannocchie. Si trovano anche persone che vendono CD musicali. Sono riuscito a riprenderlo all'ultimo, tipo il Bigfoot. CD musicali. Ci sono tante mucche che scorrazzano felici, insieme a cani e gatti. Korka è la tipica birra industriale albanese, ha un sapore che ricorda le tipiche birre industriali italiane. In Albania bevono solo birra bionda e yogurt salato molto buono, che stavo per mettermi nel caffè per sbaglio. Piatti tipici che costano circa un euro l'uno. Il clima qui favorisce la coltivazione degli alberi da bottiglia. Attraversando le colline roventi, a volte nel vero senso della parola, e scalando tornanti su tornanti, si arriva nella ridente Saranda, una città che è Hawaii spostatevi. Mettendomi in tenuta da mare con le dovute protezioni, vado subito a vedere se l'acqua è fighetta come dicono. Sì, lo è. Contrariamente a ciò che suggerisce il nome, in Albania sono frequenti anche i tramonti. Questo è un tramonto sulla scogliera. Questo è un tramonto sulla palafitta. Questo è un tramonto dalla piscina che dà sul mare a soli 4 euro. Questi sono dei tipici frittini da mare. Avrei tanto voluto assaggiarli, ma avevo dimenticato il portafoglio. Al contrario di questi due che hanno voluto fare i ricchi ordinando due cocktail in spiaggia che poi non hanno neanche bevuto, cioè neanche toccato. Come fanno a ordinare due cocktail e lasciarli interi? Cioè almeno dateli a me. L'ultimo che si è fatto la doccia qui ha scatenato macello. Saranda by night è molto sobria, qualche bel edificio illuminato, qualche birra da passeggino e qualche nave laser che naviga con la testa di Davy Jones. Tanti buonissimi piatti con feta e miele, vitellino e crepe con ingenuo sostituto della Nutella. In altri posti trovi il tipico shish kebab, spiedini di maiale, kebab più simile al nostro, piatti di kebab e birra media da un euro. Tornato a Tirana vado in piazza, qui sì che c'è molto spazio per giocare a calcetto. Le moschee sono molto più fighe delle nostre chiese. Questa statua è dedicata a Robin Hood. Andando in posti che si chiamano sgara, puoi mangiare bracciola di vitello con salsa e peperoni, peperone ripieno di formaggio, costolette di agnello con salsa greca e patatine, pane iper buono, salsiccia kosovara, salsiccia della casa, due birre da mezzo litro, queste sono buonissime artigianali del posto, il tutto a 20 euro totale, ossia 2200 lek. Guardate che belli che sono i lek. Per concludere, due cocktail in piazza Skanderberg. La sera la piazza ha un che di russo. Il mio cocktail aveva un frutto che non ho idea di cosa fosse, ma era molto buono. Altri due, per favore. Molto buoni. Siamo tornati in aeroporto, accompagnati da Jason Statham.